Oggi a terza pagina una festa per l'infinito a Roma e poi a Milano il premio Eugenio Curti. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. La voce di Giuseppe Cederna, l'entusiasmo dei giovani della rivista Passaporto Nansen e poi tanti amici, come si addice a un compleanno. La festa per i 200 anni dell'infinito di Giacomo Leopardi, versi che, come da titolo, non finiscono mai di ammaliare e sedurre. Io credo che sia una poesia luminosa, una poesia che riesce ancora a fidarsi di quello che nella vita è anche tangibile, materiale, quello che, diciamo così, ancora non è diventato del tutto un inganno. Ecco, se dovessi dire, pur non essendo un critico leopardiano, azzardo la mia interpretazione, è che ancora trova che la realtà non sia ingannevole. La realtà invece è una risorsa, è una possibilità da cui pescare in modo, diciamo così, inesausto, instancabile, momenti di essere, intensità, diciamo così, dell'esistenza. L'infinito è un mistero, un piccolo uomo che ha pensieri profondi sulla vita, sull'amore, perché Leopardi era uno che sapeva cos'era la vita, l'amore, la morte, il dolore, ma anche la felicità. E solo qualcuno che conosce così bene la vita può scriverne in questo modo. Si siede su una panchina e ha un'illuminazione che spesso noi riusciamo a vedere quando non vediamo. Se io chiedo a un 18enne come a un 99enne, ma l'infinito che cos'è per te? Suppongo che abbia una risposta diversa e dunque nessuna risposta chiude il discorso sull'infinito. In questo senso è una poesia che appunto quando finisce dicendo il naufragar m'è dolce in questo mare, quel naufragio è un naufragio senza fine, nel mare dell'esistenza. Non esiste una possibilità di chiudere in un unico senso, blindare in un unico senso l'idea di infinito. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare. L'11 febbraio 1903 nasce a Kiev Irene Nemirovsky, scrittrice francese, vittima dell'Olocausto. Il suo romanzo più famoso in Italia è Suite francese, che fu un caso editoriale postumo. È stato assegnato alle tesi di laurea di due giovani studenti italiani, Marta Agazzone e Giovanni Pedersini, e ad una rivista francese, il premio internazionale Eugenio Curti, patrocinato dall'associazione Eugenio Curti, dal Centro di Ricerca Letteratura e Cultura dell'Italia Unita dell'Università Cattolica e dall'Associazione Italiana Centri Culturali. A 5 anni esatti dalla morte, il premio evidenzia l'attenzione riservata anche dalla cultura internazionale all'autore del Cavallo Rosso e l'attualità della sua opera, che affascina anche un numero sempre significativo di giovani studiosi. La nostra casa è sempre stata piena di giovani. Proprio venivano anche piuttosto spesso, quindi si riunivano, arrivavano in gruppo così e ascoltavano, venivano proprio per interrogare Eugenio, per ascoltarlo.